gli altri no. Ok, Gesù. Puoi dire qualcosa tu? No, io non devo fare discorsi ufficiali perché quelli sono delegati ai nostri rappresentanti del comune. Allora Giulia, fammi vedere. Al torneo della foresta avete partecipato in più volte quasi 120 ragazzi. Adesso premieremo le squadre. Hai già visto se c'è qualcuno che appartiene? Ok. Allora, il torneo della foresta è stata la novità di quest'anno, sono state una serie di giochi per un mese intero, semplici, giochi alcuni che ricordano degli sport, dal baseball alla pallavolo, al calcio, altri invece erano giochi di strada fatti con cose di fortuna, da un barattolo del caffè, delle noci, delle noccioline, delle palline di plastica che simulavano delle palle di neve. Per cui i premi, ragazzi, sono dei premi semplici che ricordano. Allora, i premi sono dei premi molto semplici che ricordano la foresta, quello che la foresta può offrirvi. Per cui adesso chiamerò per nome i ragazzi delle squadre che hanno partecipato. In sesta posizione sono arrivati i lupi. Ai lupi hanno partecipato allora Michele Zamparin, Michele Felghe, Maurizio Bocchini, Capo Duren, Eleonora Pirone, Matteo Maggiolini, Cosimo Mausolle, Sofì Sardo, Sofia Bisazza, Rebecca Bocchini, Dennis Serena, non ho segnato il cognome, Alexis Nidandic, Alessandro Dal Passo. Allora possono venire a recuperare la loro medaglia. C'è qualcuno dei lupi? Seguitemi alle bocchine. Nessun lupo, va bene, passiamo avanti. Nessun lupo? Allora, andiamo avanti. In quinta posizione sono arrivate le volpi. Alle volpi hanno partecipato allora Alessia Tamparini, Faram Osan, Aldo Icca, Gabriele Buffan, Aurora Costolino, Cristian Ceriello, Zeno Piccolon, Giulio Dalì, Cristian Spezza Catena, Emira Alcu, Gaia Trevisan, Eleonora Pirone, Marco Santini, Simone Icca, Veronica Manucci, Serena Russo, Samuele Bruni, Danila Bordanaro, Ilia Scarduscio, Thomas Damares, Mattias Sbruniera, Emma Ballaminuto. Abbiamo in rappresentanza dell'Ida. Dai, fino qua! Emma della sezione del sport, Andrea Campani. Bravissimo, bravo, bravissimo! La pigna, la pigliola! Ehi, tu, quanto è che la bella? Allora in quarta posizione le renne ha un punto dalla terza posizione, quindi se la sono giocata fino all'ultimo. Allora per le renne Lizzo Oliveira, Samuele Tansi, Aaron Pantaleo, Gabi Amir, Ausan Faram, Costantino Meucci, Isabel Cappellesso, Stefania Pazian, che era una mamma, Sonia Del Veratte, Sofia Michela Lotto, Islam Lecai, Gaia Di Tommasi, Asia Bressan, Gloria Boccalon, Anna Fontani, Matteo Catalani, Valentina Pirone, Anastasia Gerion, Sofia Gregoratti, Sheri Nansuri. Chi è presente? Due renne. Allora premio l'assessore Federica Maule e Andrea Zamparo.
Mamma, me l'hai detto anche tu. Allora, terzo posto per i Pigotti. Allora, Leonardo Rossi, Mattia Ripolis, Gabriele Vivi, Anna Di Tommasi, Ernesto Franceschini, Thomas Chinello, Eros Di Giacinto, Anna Ermanussuri, Piero Martorito, Giulia Grasso, Lorenzo Vivi, Nicolao Franceschini, Matteo Chinello, Adria Giudon, Adria Di Giacinto. Sono io, da Franci. Premio all'assessore Federico e l'assessore Andrea Zampano. Allora, secondo posto per gli Sfogliattoli. Anche loro a un punto dal premio finale del primo posto. Allora, per gli Sfogliattoli, Nilde Rossi, Andrea Fiduschi, Iker, Roberta Tocco, Matilde Prodotto, Sofì Russo, Bianca Perugina, Maya Astaritta, Juan Santanoevo, Lucia Caricio, Linda Cissina, Martino Milino, Vincenzo Catinezia, Grenzo Riccardi, Martina Coppa, Vanessa Delicato, Vittoria Morrone, Sofia Bisacca, Yasmina Bucchi, Marco Girardi, Luca Palazzi, Lisa Piritengo. Premiano gli assessori per il secondo posto. Allora, per il primo posto le civette. Una civetta. E ci sono civette. Allora, Federico Minini. Beatrice Zampal. Abbiamo papà. Alonso Casella, Aurora Florito, Anna De Tommasi, Valentina Muggia, Kevin Sogliani, Angela Paolini, Martina Bassi, Veronica Bocch, Martina Dallatorre, Amelia Casella, Maria Margotta, Eva Perini, Gaia De Tommasi, Gaia Guadagno, Zoe Buffin, Sofia Rosina, Gaia Ostermann, Miriam Ostermann. Primo posto le civette. Beatrice. Oggi è l'ultimo giorno di questa avventura con la pista di pattinaggio. Vi passo le autorità dopo se mi concederanno di dare due parole io. Intanto vi passo l'assessore al commercio. Allora, grazie a tutti. Innanzitutto grazie ai Tigers, che ormai da un mese, oltre all'allestimento, insieme a tantissime associazioni che credo che poi Tito nominerà fedelmente, hanno tenuto aperta questa pista e hanno reso possibile questo momento di incontro con la nostra comunità. È stata sicuramente un'esperienza faticosa, ma positiva, perché secondo me ci potrà proiettare verso nuovi obiettivi. E io ringrazio chi ha partecipato, chi ha dato tempo, tanto tempo per questa realtà. Se posso, in primis ringrazio una persona, credo che Tito non avrà problemi al fatto che io lo faccia, e ringrazio Giulia, perché è vero che è fanno, non so chi sono, non importa. E ringrazio Giulia perché è stata un po' la coordinatrice non solo del torneo della foresta, però di tutte le associazioni che ruotavano nel noleggio dei pattini, ed è stata sicuramente è diventata un riferimento per tante associazioni di Cervignano, e quindi la ringrazio per il tempo che ha dedicato e per l'amorevolezza che ha messo nelle cose, perché si è vista, e quindi la ringrazio a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione.
Passo la parola a Cipro, perché credo che invece sia importante ringraziare anche chi ci ha sostenuto e soprattutto le associazioni che hanno gravitato in questa esperienza. Grazie, Mau. Federica, assessore, però venuto non può star zitto perché anche la medaglia non può non dire niente. Bimbi, grazie. Anch'io mi leggo ai ringraziamenti fatti da Federica ai Tigers, perché ricordo perfettamente che era San Martino quando abbiamo detto: cari amici, abbiamo questa idea pazza. Allora hanno detto sì, e oggi siamo qua. Il 6 gennaio sembrava lontano, invece è arrivato, e quindi io li ringrazio perché è andato tutto bene, oltre le aspettative, con grandi iniziative, e quindi è stata una bella esperienza. Vorrei ringraziare le tante associazioni che si sono alternate nel chiosco dei pattini. Mi sembra che quest'anno sia stato un grande successo, quindi questo significa che quando si lavora bene, e specialmente qui a Cervignano abbiamo tante realtà associative che lo fanno, se ci si mette insieme si possono fare delle belle cose. Il merito di tutto questo è sicuramente delle tante realtà associative che abbiamo qui a Cervignano. È arrivato il 6 gennaio, quella giornata che i bambini non attendono perché domani si torna a scuola, ma quella che i genitori segnano sul calendario perché da domani si ricomincia a respirare. Quindi buona giornata a tutti e buon ritorno a scuola a tutti i bambini che ci sono qua oggi. Grazie assessore. Bene, allora, innanzitutto io sono il presidente dei Tiger di Cervignano e rappresento un'associazione sportiva che non ha nel proprio DNA il fatto di organizzare delle piste su ghiaccio. Una cosa che abbiamo dimenticato di dire oggi è che quello che si è realizzato qui in questo mese non è solo merito della nostra associazione, di tutte le associazioni cervignanesi che hanno contribuito. Bisogna dire che il Comune ha investito per dar vita al mese di dicembre in maniera importante, coinvolgendo noi e la banda per Capodanno e la pista. Perciò il più grande ringraziamento va all'amministrazione comunale che ha investito su di noi mettendo molte risorse economiche perché può fare per una bella manifestazione come quella della pista e quella del Capodanno. Perciò io ringrazio loro e mi auguro che ci sia un bel applauso per questi amministratori. Detto questo, io citerei uno a uno i protagonisti, perché i Tigers da soli non l'avrebbero fatto. A Cervignano abbiamo un mondo del sociale, delle associazioni molto molto ampio e coinvolto, ed è giusto che siano citati. Abbiamo avuto come aiuto il Motoclub Centauri della Bassa Friulana, l'associazione Q-Skin-Riu, spero di aver detto bene, l'associazione Quadrifoglio Tennis Tavolo, l'associazione ciclistica Draghi, l'associazione Fit Maniera di Daniele Zuffion, l'associazione Aussa Pub, scuola di pallavolo, il gruppo Marciatori di Cervignano, gli amatori Calcio La Rosa, l'SD New Team Friuli, gli scout Agessi di Cervignano e le associazioni culturali Marungo, Marangole, Espansione, i sentieri di Ares, Red Bus, ancora riposa anche lui, ancora dico rima adesso e Kitty Club di Cervignano. Kitty Club, e si sta sciogliendo come la pista. E strike out, io manderei da casa in strike out. Comunque col Tito succede 3 volte su 4, ah, quindi sì, porta bene, porta bene. Ecco, bene. Finché funziona ancora, ora. Non devo ringraziare altri, la Giulia l'avrei dovuta ringraziare io perché è stata la testa di tutta l'organizzazione, perché. Giusto? Eccola, sapevamo. E senza di lei sarebbe stata difficile. Noi venivamo da una promozione in Serie A molto molto no, io mi blocco intanto
molto sentita, eravamo stressati al massimo, la richiesta del comune l'abbiamo accolta volentieri sapendo di essere stanchi, ma la Giulia ci ha assistito moltissimo. Nel contesto della pista abbiamo avuto anche un'iniziativa benefica a favore del CAI, che è presente, e dirà due parole così mi libero di passare. Ok. Salve a tutti, sarò velocissimo. Sono qua, sono vicepresidente del CAI Cerignano, mi chiamo Ivano Roppa e porto i saluti della presidente Flavia Valenti, che non è potuta venire qua. In occasione della catastrofe che ha investito le nostre montagne, dalla Carnia fino alla Gordine a fine ottobre, sono partite diverse raccolte fondi. Una è partita dalla sezione CAI di Cerignano, alla quale l'associazione Corima si è subito aggregata, è stata la promotrice, e tantissime altre attività commerciali e di vario genere si sono aggregate. Durante questo periodo c'è stata una delle cassettine con l'adesivo SOS Montagna anche qui alla pista di ghiaccio. Quindi un'informazione, nei prossimi giorni raccoglieremo il contenuto di tutte le cassettine per fare una prima donazione. La raccolta fondi continuerà anche nel prossimo periodo, quindi se qualcuno ha intenzione può continuare a donare in queste cassettine che trova in giro. Verrete informati di quale realtà verrà sostenuta, ne abbiamo individuati due e dovremo scegliere in base anche a quanti saranno i soldi. Quindi un grazie e una piccola considerazione, un grazie pesante, nel senso che alla fine di tutti gli eventi, tutte le manifestazioni ci sono sempre i ringraziamenti, però vorrei sottolineare che sono ringraziamenti veramente che hanno un peso enorme, perché gente che dona, a parte nel caso della raccolta fondi, magari il denaro, ma il proprio tempo soprattutto, che ha un valore più alto del denaro, è una cosa da sottolineare. Grazie. Bene, io ricordo che questa sera chiuderemo la pista, si rimarrà aperti fino alle 20, alle 18 finiremo un'attività sociale nostra, la lotteria della Befana. Grazie per aver partecipato a tutti e il prossimo anno vediamo di far di meglio se riusciamo. Grazie a tutti.